Alcol e droghe da sempre vanno a braccetto con fame e successo, ma Amy Winehouse, vera soul diva del nostro secolo, detiene di sicuro la palma della star più giovane votata all'autodistruzione. Cresciuta ad R&B, soul e Cuba Libre nei peggiori bar di Camden Town e dotata di una black voice degna delle grandi star di colore degli anni 40, la dolce Amy interpreta con la sua musica il lato oscuro della vita, così black che il successo non riesce mai a goderselo. Nel 2007 il suo secondo album, Back to Black, svetta in cima alle classifiche mondiali, ma Amy non si presenta mai in pubblico senza un bel bicchiere in mano, tanto che i fan vanno ai concerti più che altro per vederla cadere sul palco. Tra una clinica di riabilitazione e un arresto, i tabloidi inglesi fanno a gara chi pubblica la foto di Amy più allucinante, tanto da indurre i fan a lanciare sul web la campagna Save Amy. In effetti è più a rischio di estinzione lei dei panda. Una delle nostre icone borderline dell'attuale scena internazionale, appunto Amy Winehouse. Per la nostra rubrica La risposta italiana A, ospitiamo proprio lei, la Amy Winehouse nostrana. Vi aspettereste forse Noemi o Giuseppe Ferreri, invece no, noi dell'Almanacco ne abbiamo trovata una che risponde ancora meglio alla grande di loro, alla risposta italiana alla grande Amy. Amelia Cadeven, buonasera Amelia. Il quotidiano è sicuro che lei è una grande, una di quelle persone che sta vicino, si respira talento. In cosa si ispira la grande Amy? Bevo a canna. Questo è un buon inizio, cosa beve? No, un po' di tutto, solo che è sempre mischiato con qualche sostanza stupefacente. È chiaro, come fanno tutti i grandi rocker. Si può di pure... certo, lei condurrà, lei condurrà sicuramente una vita sempre sballottata di qua e di là, un grande albergo da una parte e dall'altra. Ecco, mi dica, quante specchiere ha rotto durante le sue permanenze negli alberghi? Tante, però a me soprattutto piace dare dello stronzo a tutti quelli che incontro. Sì, ma la sua fidanzata la picchia regolarmente. Certo. Lei può cantarci qualcosa? Può cantarci qualcosa? Sono un po' stonata, però vabbè. Sì, ci fai sentire qualcosa. Basta così. Bene, stasera la signorina non può guidare. Chiamo un taxi? Brava, chiamo un taxi, bravissimo, finalmente ha fatto la cosa giusta. Noi ci vediamo un documento verità, andiamo alla scoperta di come gli italiani, alcol e droga a parte, cercano di reagire alla crisi, guadagnando cerchi un po'. Amy. Amy.